L'idea di questo convegno nasce perché la sanità in tutto il mondo occidentale sta rapidamente cambiando negli ultimi anni e soprattutto dopo la pandemia si sente la necessità di utilizzare linguaggi nuovi per l'organizzazione di un servizio sanitario e segnatamente dell'ospedale che tenga conto delle innovazioni tecnologiche. Questo è uno sforzo importantissimo che coinvolgerà tutti gli operatori sanitari, i direttori generali delle aziende, il decisore pubblico, ma è utile che anche i cittadini imparino a conoscere un linguaggio che necessariamente cambierà per rendere una sanità sempre più efficiente, sempre più efficace e soprattutto fruibile a tutti quanti i cittadini. Quindi il seminario che si è tenuto oggi è un evento seminariale appunto per far sì che nuove idee, nuovi linguaggi facciano generare una nuova consapevolezza e una nuova idea di sanità all'interno di un ospedale che appunto deve diventare flessibile e sempre più pronto ad affrontare le sfide del futuro. L'incontro di oggi serve proprio per far capire alle persone che progettare un nuovo ospedale vuol dire intanto pensare che cosa si deve fare fuori dagli ospedali e bisognerà fare sempre di più e sempre di più in termini di attività sanitarie e sociosanitarie. E negli ospedali sempre di meno, perché gli ospedali non saranno suddivisi in termini di dimensioni o sede, saranno divisi su attività che verranno svolte. E cosa vuol dire? Vuol dire definire esattamente cosa deve essere fatto in ospedale e cosa deve essere fatto prima dell'ospedale e cosa deve essere fatto dopo. Vuol dire quindi abbattere i silos, vuol dire cominciare a ragionare in maniera trasversale sui percorsi di cura dei pazienti, vuol dire fare tutte le cose che abbiamo detto che avremmo dovuto fare già e in parte le abbiamo fatte negli ultimi 20 anni, ma molte cose ancora sono da fare, molte cose si dovranno fare in tempi molto ristretti.